C'è una terra leggendaria dove si narra che nacque Venere, sì, dea dell'amore. Cioè? È la provincia di Monza e Brianza. No, c'è qualcosa che non ed è torna. Proprio qui che ci ha portato Bruno Barbieri per la prima puntata di 4 Motel VIP. VIP! Dica pizza e fichi! Vediamo dov'è. Oggi ci troviamo nella bucolica Mugio con tre U. A testare sul campo la nuova tendenza di VIP, non più aprirsi il loro ristorantino o localino fighetto, ma aprirsi il loro squallido motel a ore. Perché va bene mangiare, va bene bere, ma l'importante è ciulare. Ecco perché. Eccoci qua. Buongiorno, benvenuti all'Hotel Mastrotto. Mastrotto. E con noi sei già Barzotto. Ma vabbè, ma che slogan questo è? Slogan ti senti subito a casa. Vuoi parlare con il proprietario, conoscere subito. Eccomi qua, eccomi qua. Giorgio Mastrotto. Benvenuto e fortunato, perché solo per oggi i primi 20 clienti vincono un giro del motel Mastrotto con il sottoscritto. Che fortuna! Sì, e anche voi, approfittatene. Cominciamo già potete così, prenotarvi da casa, quindi telefonate. Ma che telefonate? Poesia pura. Allora, Giorgio, sei il mio preferito. Ah, sì? Il televenditore che amo. Ma com'è che facevi? Ed allora, dobbiamo vincere! Però ti sei intolto i baffi. Scelta è... Ma quello è Roberto da Crema, è un insulto. Baffo, abbastanza. Sei il numero uno, fantastico. Andiamo a vedere la stanza. Sì, andiamo. E poi faceva così. No. Sono orgoglioso del motel Mastrotto. Sì, a noi sei già Barzotto. Sì, va bene. Che slogan. Secondo le regole della motelleria, la prima cosa che si fa quando si entra in una stanza si getta sul letto, gridando Geronimo! Ma da quando? Cosa c'è? Cos'è quella roba? Un letto di ferro? Come di ferro? Sì, strano. Le pentole sono di ferro. Le pentole. No, ma che ferro? Scusa se mi permetto. Ma che ferro? Questo è acciaio inox 18-10 col fondo fuso alto ben un centimetro. Col fondo fuso. Tra l'altro sono in vendita con un piccolo sconto, dando una piccola mancia al concierge. Naturalmente. Ma affrettatevi, perché potrebbe essere l'ultima occasione. L'offerta sta per scadere. Telefonate. Certo. Allora io mi affretto, ti dico subito che la prendo. Mi sembra un gran prodotto. Però continuo l'ispezione. Andiamo. Dov'è il bagno? Il bagno, dai. Un letto di ferro, perché a letto bisogna essere di ferro. Ma lasciamo stare. Giorgio, lascia lunga. Lunghissima. E questa? Cosa c'è? Bici in bagno, ragazzi. Ma che cos'è questa? Cos'è? Spero che apprezzerai questo porta cartigenica con cambio Shimano. Utilissimo. Cosa c'è dietro questa idea di recuperare oggetti dalle televendite? Diciamo che quando mi avanza qualcosa dalle televendite lo porto a casa. Certo. E poi lo metto in vendita nel mio Mastrotto Motel. Quindi, quindi c'è un'idea di riciclare, un concetto green. Green, molto green. Cartigenica. Sì, il bagno perfetto per gli sportivi. Secondo le regole della motelleria sarebbe auspicabile trovare nell'armadio un bel ragno. Ma perché? Perché dove c'è ragno c'è guadagno. Ma che schifo. Cosa c'è? Non sembra. Che ragno. Tu chi sei, scusa? 100% Lana Merinos. Ma cosa? Sei italiana? 100% Lana Merinos. No, simpatica, sa dire solo quello. Intelligente soprattutto. Beh, io e Amanda lavoriamo insieme da tanti anni. Bene. Anche lei mi è avanzata dalle televendite e l'ho portata qui al Mastrotto Motel. Sì. Telefonate. Comunque non butta via niente di questa opportunità. 100% Lana Merinos. Con questa mossa, Giorgio, devo dirti che la vittoria di 4 Motel VIP è tua. Ti dico al 99%. 100%. Era una vittoria che sempre sul pezzo. Benedia Fan, bravissima. Bravissima proprio. Adesso mi gioco l'asso. Pure per te è un regalo. È una cosa a me molto cara, perché è con me da 25 anni. Addirittura. È guanciale. Sì. Autografato e usato. Da chi? Da Natalia Strada. Addirittura. Chicca questa. Che chicca. Ma toglimi una curiosità. Com'è che un uomo di spettacolo affermato come te ha deciso di mollare tutto per aprire un motel nella provincia di Monza Brianza? E dovresti saperlo. Ho fatto questa scelta perché l'importante è ciulare. Ma no! Ma basta!